Benvenuti a tutti ai webinar di Kubernetes e Cloud Native Security. Vi ringraziamo per averci dedicato la vostra pausa pranzo e vi ricordiamo che l'evento di oggi sarà live sulle pagine di LinkedIn, di YouTube e di Twitch di Kiratech. Se siete interessati a ricevere una notifica per i nostri prossimi eventi organizzati all'interno della community, potete accedere appunto all'interno della community che è Kiratech, Our Technologies, Product and Culture. Vi invitiamo a iscrivervi a questo link. Io mi presento, sono Marco Bizantino, CTO di Kiratech, e oggi ho l'onore di introdurre questo appuntamento tecnologico ai nostri graditi ospiti. Di cosa parleremo e chi saranno gli speaker? Descriveremo insieme a Francesco Tornieri, che è il Director di Hackit, un progetto a cui teniamo molto in ambito di cyber security. Abbiamo sostanzialmente sviluppato una POC, una proof of concept, per fare il vulnerability assessment di cluster Kubernetes, che consente di evidenziare in tempi molto rapidi tutte le vulnerabilità sia legate alle configurazioni, sia ai deploy del cluster, sia di Kubernetes, sia di OpenShift. Diciamo, vale un po' per tutti i vari cluster. Questo è un prodotto che abbiamo appunto sviluppato internamente all'interno di una business unit che noi abbiamo brandizzato come Hackit, che è proprio verticale su quella che è la cyber security in ambito cloud native. E abbiamo ingegnerizzato un metodo per ottenere questi risultati, per essere molto efficaci, abbastanza, come dire, non abbastanza, è proprio diverso dalle metodologie standard. E riusciamo a farlo anche su ambienti live. Quindi riusciamo a farlo in produzione andando a creare un overhead veramente minimo. Questo è uno come dire, degli aspetti delle tecnologie che stiamo sviluppando all'interno, sia con prodotti magari o metodologie che abbiamo deciso di implementare, sia anche affidandoci a dei partner di mercato consolidati. Infatti poi uno degli speaker andrà proprio a raccontare un prodotto di mercato e una tecnologia che magari già molti conoscono. Andremo poi anche ad analizzare, utilizzando il classico framework e MITRE, una knowledge base aperta accessibile sostanzialmente a livello globale, che anche questo tutti dovrebbero conoscere, perlomeno chi mastica di security sa di cosa si parla, e andremo ad analizzarla insieme. E faremo anche una demo, quindi verrà raccontato come funziona la tecnologia, come funziona il POC che abbiamo sviluppato e ve lo faremo vedere live per dare proprio evidenza di quali sono i risultati che si riescono ad ottenere e come è possibile, come lo utilizziamo noi sostanzialmente. Finita questa parte, passeremo la palla a Ivan Tressoldi, che è il Solution Architect di Prisma Cloud, che ci parlerà di microsegmentazione identity based della piattaforma di Prisma Cloud. Noi vi invitiamo a partecipare e a condividere l'evento anche sui vostri canali, in modo che se volete condividerlo anche con altri colleghi, altri conoscenti, ci fa piacere riuscire a far crescere questa community. Per venire al meetup, l'agenda è abbastanza semplice. Dopo questa breve introduzione andremo a vedere ed approfondire tutta la parte di vulnerability assessment di Kubernetes con la demo. Subito dopo, appunto, ci sarà Ivan che ci racconterà nel dettaglio come funziona la microsegmentation basata sull'identity di Prisma Cloud, e ci sarà uno spazio finale per fare delle domande, diciamo gli ultimi 10 minuti. Se siamo bravi, forse riusciamo anche a esservi veloci e a lasciare un po' più tempo per le domande. Se volete fare le domande, potete usare le varie chat delle piattaforme a cui siete collegati in questo momento per seguire lo streaming, che sia LinkedIn, che sia YouTube, che sia Twitch. L'evento sarà registrato, quindi questa è una domanda che di solito ci fanno sempre. Quindi l'evento sarà registrato e la registrazione verrà ricondivisa sulle nostre pagine social, in modo che anche chi magari non riesce a seguire tutto l'incontro, oppure per qualche motivo lo vuole rivedere offline o vuole condividerlo con qualcuno, c'è la possibilità di poterlo fare. Vi arriverà non appena finito l'evento. Io quindi vi ringrazio nuovamente per esservi collegati e lascio la parola a Francesco Tornieri, che così ci può parlare del primo talk. Ciao a tutti. Allora, condivido un attimo lo schermo che così vediamo se.
Vediamo se me lo fa fare, però perché già iniziamo. Ecco qua, perfetto. Dovreste vederlo. Bene, allora, come ha detto Marco, adesso vi presento un attimo quella che è la superficie d'attacco dei cluster Kubernetes in velocità e poi andiamo ad approfondire quello che è il framework Mitre Attack, piuttosto famoso, perché introduce il punto di vista dell'attaccante, però noi lo caleremo, grazie anche a un bel lavoro che ha fatto Microsoft, nello specifico per gli ambienti Kubernetes, diciamo per gli ambienti clusterizzati per gestire container. Quindi, Francesco, superficie. scusa se ti interrompo, informazione tecnica, non vediamo il tuo schermo. Intervengo un secondo. Se hai modo di ricondividerlo, magari riprovare. Allora, riprovo a condividerlo. Condividi, vediamo se riusciamo a condividere schermo. Condividi. Dimmi se lo vedi, se lo vedete. Ok, perfetto. Ok, Adesso sì. in qualche modo bloccato. Eccoci qua. Allora, quindi andiamo a parlare un attimo in velocità della superficie d'attacco. Chiaramente Kubernetes è un'architettura complessa fatta da diverse componenti e che espone diversi socket TCP. Allora, principalmente le cose su cui soffermarsi sono chiaramente, qui lo vedete nella slide, sono chiaramente le componenti core, quindi le core components. Tra queste è molto importante avere una discreta visibilità e un hardening di quella che è la componente etcd, quindi il key value store. Vi ricordo che in tutte queste tipologie di cluster tutto parte dall'etcd, che è se il cluster non è di dimensioni piuttosto generose, quindi non serve per gestire tantissime applicazioni, gestito tramite volume sui nodi master, quindi lo storage, diciamo il back-end è sul nodo master principalmente. Quindi una modifica all'interno del chiave valore comporterà a scatenare determinati eventi all'interno del cluster, perché l'API è l'unica componente che consente che consente alle altre componenti core di tenere monitorato attraverso una politica di watch quelle che sono le chiavi valore e il cambiamento di queste. Quindi, banalmente, voglio creare una nuova applicazione anche malevola all'interno del cluster. La cosa più facile è scrivere direttamente su etcd, se ho la possibilità. Quindi, in questo caso, ho compromesso l'host, un master node. Quindi, l'etcd, componente chiave. Altra componente importante sono le container runtime. Quindi, perché sono le container runtime? Ricordatevi che la container runtime, faccio riferimento principalmente oggi, container di barra cryo, ovviamente ci caliamo dentro anche il nostro buon Docker, anche se ormai diciamo, chiamiamolo in end of life per questo tipo di orchestratori, però la container runtime è la componente che va a diciamo, sfruttare le syscall sull'unico kernel, ma se il kernel ha delle problematiche, questo può portare a una compromissione del nodo, quindi anche quella componente importante. Ovviamente il Kubelet, che è l'agent che consente a questo tipo di cluster, Kubernetes in questo caso, di gestire la container runtime, quindi è il Kubelet che di fatto richiede alla container runtime di far partire un determinato container, quindi altro punto di interesse è il Kubelet. Il network, quindi la possibilità di fare hardening o di compromettere il network del singolo nodo. Vi ricordo che localmente, a livello di host locale, quindi di worker node, tutte le applicazioni utilizzano la modalità bridge per poter comunicare tra di loro sul singolo nodo. Quindi è importante bridge uguale layer 2, uguale, diciamo, fare molta attenzione perché è possibile compromettere il data flow se non cifrato. Possibile, non vuol dire che è facile, e ovviamente le nostre applicazioni, cioè le vulnerabilità, le applicative, applicazioni che vengono messe live attraverso degli YAML file. Quindi,
importante capire come questi YAML file sono state create, quali sono le istruzioni che sono andate a state definite all'interno degli YAML file, ce ne sono alcune più rischiose delle altre. E qui abbiamo definito, diciamo, in maniera molto veloce la superficie d'attacco. Quali sono allora i principi di sicurezza che noi dovremmo adottare per andare in qualche modo a mitigare, a ridurre la superficie d'attacco? Allora, in questo tipo di cluster principalmente sono tre. Quindi difesa in profondità, quindi andare a definire più layer per difendere il nostro orchestratore, il nostro cluster. Poi utilizzare l'approccio least privilege, cioè meno privilegi possibili a partire dalle nostre applicazioni, ma a finire anche sugli accessi ai registri o quant'altro, l'RBAC, le API e così via, e limitare il più possibile la superficie d'attacco, quindi banalmente anche ridurre quelli che sono i pacchetti che sono contenuti all'interno di un'immagine o selezionare in maniera attenta la modalità in cui viene creata l'immagine. Questo può ridurre la superficie d'attacco, anche le modalità di deploy riducono la superficie d'attacco. Detto, fatta questa veloce introduzione, parliamo del Mitre. Il Mitre, diciamo, ormai è una knowledge base piuttosto ampia, che definisce a step quello che è il comportamento tipico di un attaccante, quindi la prima fase quando cerca di compromettere il cluster, fino all'ultima quando cerca di distruggere il cluster, perché distruggere l'ambiente, qui noi lo caliamo in ambiente clusterizzato orchestrato Kubernetes, ma è valido per tutti i sistemi, per tutto ciò che è interconnesso, se vogliamo. E oggi è la knowledge base più utilizzata da tutti quelli che sono i tool di cyber security, perché in molti partecipano a inserire nuovi contenuti all'interno di questa knowledge base. A breve vi farò vedere un esempio creato per Kubernetes, e ogni volta che c'è un nuovo vettore d'attacco o una nuova tecnica che un attaccante sfrutta, questa viene censita all'interno del Mitre Attack. Quindi è veramente un tool, un framework, una knowledge base molto utile e descrittiva di quelle che sono le azioni che gli attaccanti normalmente sfruttano per muoversi all'interno del cluster o compromettere il cluster stesso. Ora noi lo caliamo per quello che è ciò che ci interessa, cioè Kubernetes. Quindi in questo ci aiuta sia la CNCF, che circa l'anno scorso, nel 2021, ha pubblicato in un blog. Scusate, interrompo nuovamente. Prego. Visto che questa slide è abbastanza densa, tu riesci a metterla magari full screen o comunque zoomare, esatto, in modo che si veda un po' meglio anche il contenuto, dopo quello che si riesce a farci stare ovviamente nel PDF, però è già molto meglio così. Ok, perfetto. Grazie. Niente. Quindi, ovviamente ci è venuta in aiuto la CNCF. La CNCF già verso l'estate scorsa, forse anche un po' prima, aveva rilasciato all'interno di un blog, di un suo blog, alcuni riferimenti sull'approccio Mitre a Kubernetes, e poi successivamente questo è stato ripreso da Microsoft e analizzato e contestualizzato sui tempi attuali. Quindi sono stati inseriti nuovi vettori d'attacco, e poi ne parliamo velocemente, che possono compromettere un cluster di tipo Kubernetes. Ne parliamo velocemente perché ho un tempo un po' limitato, ok? Quindi vedete che nella parte alta di questa slide abbiamo l'accesso iniziale. Ovviamente questi sono step successivi, vedetele come fasi. Ogni attaccante segue questa logica d'approccio, quindi inizialmente deve compromettere il cluster, deve eseguire qualcosa nel cluster, deve mantenerne la persistenza. Mantenuta la persistenza, cercherà di ottenere dei privilegi maggiori, di bypassare quelle che sono le difese che avete messo in essere, di rubare ulteriori credenziali, perché così riuscirà a compromettere altri sistemi o ad avere dei leak che potrà rivendere online o sfruttare in un secondo momento. Poi la discovery è all'interno della vostra rete, ha compromesso il cluster, cercherà in qualche modo di ottenere nuovamente nuove informazioni che in modo piano piano gli consentiranno di muoversi sempre più, probabilmente anche compromettendo dei sistemi che sono all'esterno del cluster stesso. Banalmente, se voi utilizzate ad esempio come secrets e giustamente è così,
quelle che sono, diciamo, credenziali per l'accesso a backend, quelle possono essere utilizzate in qualche modo per fare delle richieste su del backend o cose di questo tipo, fino ad arrivare all'impatto finale, ovvero quando l'attaccante o è stato scoperto o comunque non ha più niente da perdere, ecco che in questo caso lui cercherà di distruggere quello che può distruggere, quindi danneggiare il cluster piuttosto che cancellare le applicazioni, un approccio di questo tipo. Sotto ogni diciamo fase ho inserito brevemente quelle che possono essere delle mitigazioni, quindi compromissione iniziale, accesso iniziale, cosa comprometterà, qual è il punto d'ingresso del nostro attaccante. Mi soffermo su questa perché è interessante prima di passare alle altre. Chiaramente è l'accesso al cluster, quindi banalmente cosa dovrò verificare io? Accesso al cluster, il cluster non lo espongo su rete internet, ma espongo gli applicativi. Gli applicativi sono di per sé vulnerabili, poiché ad esempio ci sono vari modi per poter aumentare la sicurezza di un'applicazione. Chiaramente se non utilizzo un framework consolidato, ma lascio solo al mio sviluppatore la possibilità di sviluppare liberamente, sempre senza librerie particolari o accorgimenti particolari per la security, la probabilità di compromissione è superiore, perché non viene utilizzato un framework sviluppato da terzi, controllato da terzi, monitorato da terzi e così via. Questo significa che l'applicazione che espongo, e questa è direttamente esposta, anche se ci saranno dei layer che consentono, diciamo, di evitare un approccio diretto all'applicativo, API Gateway, piuttosto che WAF, diciamo dispositivi di questo tipo, alla fine se l'attaccante bypassa questo tipo di layer arriverà a dialogare direttamente con l'applicazione, che potrebbe essere vulnerabile. Quindi in questa fase sicuramente è molto importante l'approccio vulnerability scan, ma attenzione che il vulnerability scan non è sufficiente dal mio punto di vista. Che venga fatto tramite pipeline, no, se lo fate tramite pipeline voi rimanete comunque esposti, perché quando è nella pipeline voi fate la scansione, ma quanto tempo, qual è il delta temporale che passa tra l'applicativo, l'immagine nella pipeline e l'applicativo poi va in update quando è run nel cluster? Questo è il delta che deve essere considerato. Quindi un approccio di vulnerability scan deve essere fatto anche sulle applicazioni che sono in running, perché non saranno mai esattamente le stesse di quelle che avete all'interno della pipeline, ok? Che potete scansionare con le pipeline. Il miglior approccio è fare entrambe le cose, quindi averlo chiaramente nella pipeline, best practice, ma iniziare a ragionare anche su devo farlo o a scadenza su ciò che ho running, per capire e avere visibilità sulle problematiche. E chiaramente un approccio per evitare la superficie d'attacco nella fase iniziale, sicuramente regole stringenti per l'RPAC. Quando dico regole stringenti, intendo regole stringenti, intendo andare a spaccare il capello sulle risorse, sugli oggetti che possono utilizzare i diversi service account, perché qui parliamo di service account, cioè applicativi che fanno richieste all'API Gateway, al nostro Cube API Server. E qui, diciamo, chiaramente il tempo è tiranno, quindi non potrò entrare molto nel dettaglio. Mi soffermo però su quello che è il lavoro che ha fatto Microsoft, che è veramente interessante, e nella slide trovate il link, ok? Lo rendo un po' più grande. Perché? Perché in base a quelle che sono, diciamo, gli step di compromissione, Microsoft è andata ad evidenziare quelle che sono le nuove tecniche di compromissione del cluster. Allora, poi se vi guarderete le slide successivamente, c'è una sezione per ognuna di queste. Chiaramente non ho fatto altro che fare un copia e incolla del buon blog di Microsoft, almeno in alcune parti. A me interessa soffermarmi su alcuni punti che secondo me sono interessanti, perché li ho sempre considerati tali, tipo il DNS. Allora, uno dei nuovi vettori di compromissione è il poisoning del core DNS. Il core DNS è l'applicativo che avete embedded all'interno di Kubernetes per la gestione delle richieste DNS. E qui
significa che io devo avere visibilità sulle richieste DNS, ma non tanto e solo sulle richieste, ma sul payload. Perché? Perché una volta che il vostro attaccante ha compromesso la macchina, ha compromesso un cluster, la cosa più semplice per permettere la comunicazione con l'esterno, quindi mantenere la persistenza, è sfruttare due protocolli, HTTP, DNS, e sfruttarli magari in chiaro. Perché in chiaro, come posso dire, sono sicuro che non mi rileverete. Cioè, faccio in modo che voi, diciamo che i tool normali non riescano a rilevarmi, perché andrò ad utilizzare dei tricks intelligenti, ma su un protocollo standardizzato. Protocolli standardizzati che voi dovete comunque, nella maggior parte dei casi, consentire. Ad esempio, molto spesso ci sono server esterni che sono ospitati su Amazon. Non potrete andare a limitare tutte le subnet Amazon per le richieste HTTP esterne. Quindi io, attaccante, che lo so a priori, potrei pubblicare qualcosa di malevolo, un server malevolo direttamente su Amazon, malevolo solo in determinate condizioni, perché chiaramente è comportamentale, cioè la chiamata varia a la chiamata comporta richieste differenti conforme all'indirizzo IP, al tipo di cookie che viene inserito, a degli header che sono presenti o non presenti, la comunicazione non è mai in chiaro, è sempre su canale HTTP, quindi non HTTPS, perché non voglio che ci sia nessun tipo di analisi, te la mantengo in chiaro perché così tu stai tranquillo e la puoi analizzare successivamente in un secondo momento, tanto non capirai che cosa è contenuto. Ecco, io ho bisogno di conoscere questo tipo di comportamento e anche la parte DNS, cioè i record DNS possono essere utilizzati in n modi differenti. In Black Hat del passato è già stato dimostrato come è possibile veicolare payload, informazioni, richieste, controlli all'interno di record DNS, il TXT, ma ce ne sono molti altri. Io voglio avere visibilità su questi. E infatti Microsoft cosa ha rilevato? Che il poisoning del core DNS integrato inizia ad essere un problema anche per gli ambienti Kubernetes. Vi ricordo che core DNS è un set di plugin piuttosto ampio che vi consente di analizzare o comunque di aggiungere componenti applicative terze al progetto core DNS. E qui diventa chiaramente molto interessante. Per non togliere troppo tempo a Ivan, sono già andato molto oltre quello che era il tempo a me concesso, vi faccio vedere la demo del tool che abbiamo sviluppato, che di fatto non va altro che a raccogliere, è un tool sviluppato internamente per facilitare l'attività del penetration tester, magari in un vulnerability assessment. Quindi ci darà tante informazioni, in alcuni casi ci darà anche un livello di criticità, ok? Ma tendenzialmente ricordatevi che devono essere interpretati i dati, cioè la parte di interpretazione è ancora importante, ok? Abbiamo voluto creare un tool che comunque avesse anche un'interfaccia grafica. Esistono tanti progetti open source che fanno tante cose diverse, si soffermano tutti su piccoli dettagli, chi verifica i file YAML, chi fa un check dello stato del cluster a livello di configurazione delle diverse componenti. Non c'è un tool unico, non c'è interfaccia grafica normalmente. Io ho voluto utilizzare, diciamo, Xmind, che è un tool open source fino a una certa versione, che ci consente di disegnare mappe grafiche, mappe mentali, cioè quando devo contestualizzare idee. Vi ricordo che è un tool principalmente usato per l'attività di penetration test, ti consente di disegnare qualcosa, ok? Multipiattaforma, quindi non è un grosso problema. Sono già all'interno della shell. Ok, questo è il tool. L'idea che diceva, un approccio interessante che ci differenzia dagli altri è che tendenzialmente non vengono utilizzate richieste, possono essere utilizzate, ma non le richieste, quindi i risultati non vengono ottenuti attraverso l'API server, ok? Quindi per quello lo chiamo passivo, l'analisi è di tipo passivo, ha un overhead praticamente pari a zero all'interno del cluster,
e ci consente di avere visibilità. Vedete che abbiamo anche la parte di scansione, cioè ci consente di fare una scansione in tempo reale di quelle che sono le immagini presenti all'interno dell'ambiente running. La cosa interessante qui è che lo posso fare anche offline. Non è necessario che sia online la scansione, ma lo posso fare tranquillamente offline. Quindi iniziamo con l'analisi passiva, ecco che mi genera questo file, punto report, ho chiamato io, punto xmind, me lo copio sulla macchina locale, qui sulla mia macchina, e lo apriamo. Eccolo qua. Non ho fatto ancora la scansione. Un'altra cosa interessante di questo è che, dell'approccio che stiamo usando noi, è che ci consente di gestire facilmente gli update. Quindi, banalmente, adesso apriamo la mappa, poi faremo la scansione delle immagini, ricopieremo il file e lui ci aggiornerà tranquillamente la mappa. Lo stesso file Xmind che abbiamo creato locale, okay, verrà aggiornato con le nuove impostazioni. Quindi vedete che qui in basso adesso si vedrà piccolo, immagino, e questo tendenzialmente non lo potrò modificare, però qui in basso a sinistra, abbiamo le immagini, quella parte di scansioni che possiamo fare, i deploy, cioè cosa abbiamo a deploy e quali sono, in base anche al Mitre Attack, le problematiche che sono legate a questi deploy, cioè le istruzioni usate all'interno degli YAML file che non vanno bene, come è configurato il cluster, RBAC e user. Su questa cosa qui abbiamo creato una matrice di rischio che ci consente facilmente di identificare subito la criticità in base agli RBAC o le utenze legate alle RBAC che voi avete presente all'interno del cluster. Partiamo con i deploy. Allora, questi sono i deploy attualmente presenti, qui in bianco sono i namespace e qui poi successivamente abbiamo il nome del deploy, che può essere di tipo deployment, di tipo daemon set, e quelle che sono le problematiche relative agli YAML file. Ad esempio, ne prendo una, prendo WordPress che sta girando nel namespace WP. Non ha abilitato la funzionalità di read-only file system, significa che il container può scrivere tranquillamente sul top-up layer, non è in read-only. Non ha abilitato il false sullo low privilege escalation e così via. Anche qui faccio un riferimento al security, l'applicazione che ho chiamato Security 3. Utilizza l'host path, utilizza l'host IPC, tutte istruzioni che ovviamente diminuiscono il grado di sicurezza da un punto di vista applicativo di questo tipo di deploy. L'utilizzare l'host path, ricordo che è una pessima pratica perché tramite l'host path è possibile compromettere, una volta avuto accesso a un pod, compromettere il nodo. Ricordatevela questa cosa. Quindi tendenzialmente mai utilizzare host path, ok? E qui ci dà una bella visibilità. Chiaramente ora non abbiamo il tempo di calarne ognuna per quelle che sono gli step di cui abbiamo parlato prima, del Mitre Attack, del framework, però fanno riferimento a quello. Scorro veloce. Configurazione del cluster. Quindi l'etcd non è cifrato, il kubelet utilizza questi set di impostazioni che vi dico già che oggi è il default e rende abbastanza hardenizzato il kubelet, quindi non supporta l'accesso anonimo o cose di questo tipo. Faccio un dump di quello che è la configurazione dell'API perché banalmente a me interessa principalmente le admission plugins e qualche altro settings. Ci sono o non ci sono pod security policy e riferimento a cosa? Qual è la container runtime che viene utilizzata? Anche questo è di interesse perché le container runtime non lo sanno in tanti, ma utilizzano dei settings diversi per gestire le capabilities. Quindi è importante questo, sapere qual è la container runtime. Net policy, network policy, non ce ne sono. E poi arriviamo all'RBAC. L'RBAC diviso per ruolo o cluster role, vado a verificare i critical e gli AIG, quindi ad esempio come cluster role critical, chiaramente
cosa discriminiamo? La matrice discrimina in base ai verbi. Ai verbi e le risorse che questo cluster role o questo role può gestire, può modificare, può creare. Ed ecco qui che infatti in testa, ad esempio, come critical abbiamo il cluster role edit per i verbi. Non vi preoccupate, perché tutto quello che qui è definito è anche mappato come YAML file, scusatemi, come JSON, e quindi è possibile andare a fare il drill down in ogni momento. Stessa cosa per i ruoli. E infine gli user, quali sono gli utenti che ci sono mappati attualmente all'interno di questo cluster? Quindi abbiamo i service account con un grado di rischio per il service account, prima parte il namespace di pertinenza, seconda parte il nome del service account, stessa cosa per i group o gli users presenti. In questo modo abbiamo subito visibilità su quelli che sono le criticità relative alle utenze. Vi ricordo che il service account o lo user è utilizzato per il binding, quindi è direttamente legato anche alla componente di RBAC. E infine mi riporto qui e vado a fare la scansione di quelle che sono le attuali applicazioni presenti. Come tipo di scansione supportiamo sia una scansione di tipo, chiamiamola di tipo SAST, ok? Quindi banalmente la scansione dell'immagine, ma a breve rilasceremo anche la parte, diciamo, che va direttamente sul codice, quindi che ci consente di fare un'analisi statica di quello che è il codice all'interno dell'applicazione stessa, ok? Quindi aspettiamo di ottenere la parte di scansione. Come vi dicevo, andiamo incrementale su quello che è il file che abbiamo ottenuto inizialmente. Ci vuole un attimino. Ci sono più immagini. Tramite questo mi sono accorto che nelle ultime release Flannel ora è all'interno del nel repo Ranser, ok? Non lo sapevo, non l'avevo mai notato, l'ho notato solo, mi sa, la settimana scorsa. Quindi probabilmente introdurranno qualche altra nuova funzionalità, immagino. Perfetto, scansioni effettuate, andiamo a ricopiarci il report, torniamo qui. Diamogli un attimo che faccia il refresh. Adesso ha caricato parecchie informazioni, ovviamente le immagini che ho utilizzato per l'ambiente di demo sono, in alcuni casi sono datate. Mi riporto sulla prima pagina, immagini, ed ecco qui che ho visibilità su quelle che sono le immagini disponibili. Andiamo a prenderne una, ecco, guardate, prendiamo proprio Ranser. Abbiamo il tipo di distribuzione che viene utilizzata come base image e poi vado a identificare solo quelli che vengono a mappare solo i rischi che vengono identificati come critical e guide, e qui con il CVE di pertinenza, quello che è il pacchetto che andrebbe successivamente installato. Vedete che mi porto qui sotto, faccio il caso di Apache 2, ci sono più CVE legati allo stesso Apache, cioè 10 vulnerabilità che sono legati all'aggiornamento di questo stesso pacchetto. E con questo ho terminato la demo. Qui abbiamo una visibilità completa su tutto quello, e la cosa interessante, come vi dicevo, è che potete fare note, aggiungere note, modificare parametri, cancellare parametri nel caso in cui voi riteniate che la distribuzione abbia ad esempio rilasciato qualche patch per un particolare pacchetto, e quindi si può andare a depennare o aggiungere note in facilità. Vi ricordo, è un tool che utilizziamo per l'attività di penetration test e quindi va successivamente analizzato e scremato. Detto questo, io ho terminato e lascerei la parola a Ivan Tresoldi. Ok, grazie mille. Cerchiamo di recuperare un pochettino sui tempi. Vado a condividere
giusto un paio di slide per introdurre la tematica. Quindi vi parlo oggi di Identity Based Microsegmentation. Dovremmo esserci. Ok, mando slideshow, così si dovrebbe vedere un po' meglio. Perfetto. Identity Based Microsegmentation è una delle funzionalità erogate da Prisma Cloud, che è una Cloud Native Application Protection Platform, come l'ha definita Gartner recentemente. Quindi è una piattaforma che si preoccupa di proteggere qualsiasi tipologia di workload dal momento in cui viene creato e per tutto il ciclo di vita. L'Identity Based Microsegmentation è una delle funzionalità che la piattaforma può appunto erogare. Lo scopo principale della microsegmentazione, dell'approccio che possiamo chiamare Zero Trust, ovviamente è prevenire il lateral movement, quindi riuscire a garantire l'opportuno isolamento e gli opportuni flussi di comunicazione solo tra i workload che effettivamente hanno esigenza e sono intitolati a parlarsi, e non consentire invece il traffico non previsto. Come sappiamo, lateral movement chiaramente è uno delle principali dei principali tattiche che gli attaccanti utilizzano. Una volta preso possesso di un workload, cercano immediatamente, sfruttando vulnerabilità esistenti o misconfiguration, di prendere possesso di quanti più workload possibili. Okay, sentiamo questa slide per ottimizzare. Qual è l'approccio caratterizzante della nostra soluzione? È che andiamo a creare fondamentalmente un livello di decoupling, di astrazione completa dal network, perché chiaramente in una realtà ibrida, multi-cloud e soprattutto ragionando in un'ottica a microservizi, non ha assolutamente senso, è impossibile gestire a livello di gestione e di scalabilità una qualsiasi policy o regole mappate sugli indirizzi IP, okay? Quindi il perimetro di sicurezza chiaramente rimane anche il network, ma è praticamente impossibile, non ha senso riferirsi agli indirizzi IP. Quindi quello che facciamo fondamentalmente è assegnare, e adesso vedremo come, un'identità digitale ad ogni singolo workload, che può essere un pod, può essere una macchina virtuale, quindi in realtà non ci limitiamo al mondo containerizzato e alle architetture microservizi, ma proteggiamo anche le macchine virtuali. In alcune realtà ha ancora sicuramente senso fare un deployment di quel tipo. Una volta installato l'agente che si occupa di definire appunto l'identità digitale dei workload, basandosi sui metadati che vengono recepiti dalla piattaforma cloud ospitante, dal cluster Kubernetes ospitante, dal namespace, dalle label assegnate a deployment, iPod, eccetera. Quindi ogni tipologia di metadato concorre a creare appunto questo concetto di identity assegnata al workload. Una volta assegnata questa identity, andiamo a fare la discovery e ad apprendere tutti i flussi di comunicazione che avvengono tra tutti i workload che hanno l'agente installato. In realtà l'agente installato ce l'hanno solo le macchine virtuali. In un contesto Kubernetes, quello che facciamo è andare a fare il deployment di un daemon set. Okay? Quindi tecnicamente avremo un pod ospitante un singolo container che eroga il nostro agente, che si chiama Enforcer, che si occupa di proteggere ed applicare la microsegmentazione per tutti i pod ospitati su quel worker node. Okay? Quindi non c'è un concetto di strumentazione delle immagini, non c'è un concetto di sidecar container, è un semplice container che si occupa di proteggere tutti gli altri container ospitati su quel worker node.
Terzo step, chiaramente, una volta appresi e mostrati, evidenziati i flussi applicativi, abbiamo anche chiaramente, poi ve li mostrerò, delle funzionalità di raccomandazione delle regole in base ai flussi di traffico osservati. Il passo successivo, chiaramente, nel nostro approccio è di andare a scrivere e testare le regole di microsegmentazione senza chiaramente andare ad impattare le comunicazioni e a creare eventualmente degli servizi, perché abbiamo appreso i flussi, andiamo ad abilitare quelli che secondo noi sono consentiti. A quel punto, quando tutto è predisposto al meglio, andiamo ad applicare effettivamente l'enforcing e a negare di fatto tutte le richieste non previste. Gli use case che principalmente vediamo adottare sono sicuramente l'application flow visibility, quindi visualizzare come le applicazioni, come i microservizi, come i nostri workload comunicano. Ovviamente zero trust segmentation, quindi applicare un approccio zero trust, negando per definizione ogni flusso di traffico se non consentito. Automazione, la parte di net security, in quanto le policy ovviamente possono essere scritte, definite attraverso dei file di configurazione YAML, quindi possono essere facilmente inserite nelle pipeline CI/CD ed applicate contestualmente all'applicazione. Inoltre la creazione delle regole, ad esempio all'interno di un namespace che è gestito ad esempio da un team che si occupa di una specifica applicazione, è possibile delegare solo alle persone appartenenti a quel gruppo e quindi che ha accesso a quel namespace la creazione delle regole all'interno del namespace, mentre posso per esempio mantenere un livello di autorizzazione a livello cluster solamente ad un gruppo che è intitolato ad avere una visione più ampia, quindi una logica gerarchica anche nella possibilità di dare privilegio all'applicazione delle regole. Securizzazione di host e container, quindi non ci limitiamo sicuramente all'ambito microservizi, e approccio ibrido e multicloud, nel senso che da una singola console centralizzata andiamo a gestire e implementare le policy, dando chiaramente una visione centralizzata e uniforme, e che fondamentalmente dà la possibilità di seguire i workload anche qualora essi vengano spostati o deployati in un'altra realtà. La soluzione di Identity Based Microsegmentation si incastra, mostro velocemente, in quelli che sono i moduli che compongono Prisma Cloud, che è una piattaforma che ci garantisce la securizzazione del codice, Infrastructure as Code, la componente di Cloud Security e Posture Management che ci dà Visibility, Governance, Threat Detection e Data Security nel Public Cloud, la Workload Protection che si occupa di Vulnerability Management, di Runtime Protection su host, container, serverless, oltre ad erogare un servizio di Web Application Firewalling molto particolare perché è un WAF che vive in prossimità dell'applicazione, quindi scala con l'applicazione. Anche in questo caso previene il lateral movement, al contrario di un WAF centralizzato che chiaramente rende più complicato la protezione di una realtà microservizi. Cloud Network Security è l'argomento di cui stiamo parlando, e Cloud Identity Security è tutto ciò che riguarda la visibilità sulle permission effettive e l'applicazione del principio del list privilege. Okay? Nello specifico, l'Identity Based Microsegmentation va chiaramente a braccetto con la Workload Protection, che si occupa di intercettare tutto ciò che avviene all'interno di un workload di non previsto e di allertarmi o, meglio ancora, di bloccare quel tipo di attività. Velocemente l'architettura, console erogata in SaaS, l'enforcer, come dicevo, è deployato come servizio su una macchina virtuale o come daemon set in una cluster Kubernetes. Tutta la parte di visibility, creazione delle policy, logging e monitoraggio viene fatto da una console SaaS accessibile
attraverso un utility command line, attraverso API o attraverso la web user interface. E qui velocemente c'è un esempio di quali sono i metadati che utilizziamo per andare a fare appunto l'identificazione, l'assegnazione di un'identità ai workload. Prendiamo i cloud metadata, i service account, i metadati legati all'orchestrator, che sia Kubernetes, OpenShift, e le informazioni sull'host ospitante, fino ad andare nel dettaglio di tutti i costrutti legati appunto a i metadati dell'orchestration, dello scheletrator, come le label, per esempio. Andiamo a generare un JSON Web Token assegnato appunto al workload. Questo JSON Web Token viene utilizzato nel momento in cui viene iniziato un flusso di comunicazione tra due workload. Nell'ambito del three-way handshake viene validata l'identità e vengono validate le policy, e si di fatto consente o meno la comunicazione tra le due entità coinvolte nel flusso di comunicazione. Se le policy impediscono chiaramente il flusso, viene immediatamente bloccato, quindi la sessione viene di fatto killata, altrimenti viene instaurata, e a quel punto l'enforcer, il nostro agente, ha finito il proprio lavoro e esce dal data path, perché si è occupato di fare autorizzazione e autenticazione e non ha più bisogno, diciamo, di inserirsi nella comunicazione, per cui è una modalità molto, molto leggera e molto poco invasiva, con overhead prossimo veramente allo zero. Vado a cambiare un attimo il tab di sharing e vi mostro velocemente, per poi lasciare spazio alle domande, vi mostro la console, di modo da vedere. Come vedete, la console è molto ricca di funzionalità perché contiene appunto tutti quei moduli di cui vi ho parlato. Nello specifico siamo nel modulo di network security, e proprio a dimostrare l'approccio, la vista centralizzata, chiaramente adesso zoomerò perché questo è un ambiente molto molto ricco, ma come vedete possiamo dare una visibilità di tutti i flussi di comunicazione inter, intra cluster, ma addirittura tra cloud. In questa realtà abbiamo un ambiente in GCP, dove abbiamo un cluster Kubernetes con tutta una serie di namespace. Abbiamo, mi sposto di qui, un data center on-premise dove abbiamo alcuni host. Abbiamo un'istanza EC2 in AWS che comunica con un database RDS ed eroga un sito WordPress, e abbiamo un ambiente invece in Azure, dove abbiamo un cluster AKS con tutta una serie di namespace. Quindi vedete come appunto in una logica multicloud o ibrida, perché abbiamo anche una componente on-premise, riusciamo ad avere una visualizzazione centralizzata, unica, di tutti i flussi di comunicazione evidenziati in maniera differente a seconda che ci sia una regola in essere che consente il traffico, chiaramente la linea verde solida, la linea rossa tratteggiata indica dei flussi in questo caso negati, e poi cercavo una linea verde tratteggiata come questa che indica dei flussi consentiti ma per i quali non è ancora stata definita una regola. Quindi è come se fosse una modalità di learning, che è quella che poi è la modalità di default di funzionamento prima dell'applicazione delle regole. Vi faccio un ultimo esempio, giusto per farvi vedere appunto qualcosa di concreto nella piattaforma, un esempio di applicazione di un approccio di microsegmentazione. Abbiamo la possibilità di andare a lavorare a livello del singolo pod, per cui possiamo anche non preoccuparci eventualmente di come poi il mio pod si espone un servizio. Mi basta cliccare sul pod per vedere tutti i suoi metadati e tutti quelli che sono elementi che lo caratterizzano in maniera univoca. Chiaramente
oltre a quelli legati al cloud provider, eccetera. Le label, il nome, sono quelli che più ci portano vicino alla logica applicativa. Come vedete, non c'è nessun tipo di riferimento all'indirizzo IP, quindi questi tag saranno sempre validi a prescindere di dove sarà e di quale IP avrà questo specifico workload. E in relazione a questo workload ho tutta una serie di policy, una per esempio al fine di impedire che possa essere sfruttata una vulnerabilità legata a Log4Shell, perché questa applicazione è vulnerabile e in attesa di patcharla posso proteggermi applicando una regola che semplicemente credo di dover scorrere sotto, esatto, che semplicemente sfruttando appunto i metadati a disposizione va a definire che tutto il traffico outgoing, quindi in uscita verso un oggetto che ho definito puntualmente, in questo caso perché è un oggetto che non esisteva, ho definito un oggetto che si chiama nella piattaforma External Network, che dice fondamentalmente qualsiasi servizio LDAP, okay? Quindi impedisco che questo che questa applicazione possa comunicare in uscita con qualsiasi server LDAP, perché quella è la modalità principale con cui si sfrutta la vulnerabilità Log4Shell. E se questa macchina, che oggi è vulnerabile in attesa di patching, non ha nessuna esigenza di comunicare con un server LDAP, la posso in qualche modo andare ad isolare ed impedire, lavorando a livello 3, livello 4, che possa comunicare con il mio con qualsiasi LDAP appunto non previsto, mentre ho poi tutta una serie di comunicazioni, ad esempio una comunicazione verso internet generica che può essere invece autorizzata, o comunque in questo caso traffico internet in ingresso su porta 8080, perché quell'applicazione espone appunto un servizio su porta 8080, okay? Però non posso utilizzare un payload malevolo che indurrebbe questa applicazione a contattare il server LDAP, no? Che è la modalità con cui appunto si sfrutta Log4Shell, perché quel tipo di traffico è impedito. Okay? Poi oltre a questo abbiamo chiaramente la possibilità, con le altre funzionalità della piattaforma, di avere la runtime protection e quindi di intercettare quel payload, essere allertati, comunque bloccarlo a prescindere da questa applicazione, però diciamo che nell'insieme delle cose ho più livelli a cui posso proteggermi. Okay? Direi a livello molto molto alto, penso di avervi dato visibilità, lascerei giusto qualche minuto per eventuali domande prima poi della chiusura. Marco, hai tu sì, traccia sì, per ecco caso qui delle domande o li vedo? Sì, allora me ne hanno girate un paio, infatti da farti, nello specifico. E una è proprio sull'ultimo argomento che hai appena nominato, quindi se ci sono delle integrazioni specifiche sulla parte SOAR, quindi automazione della protezione. Quel tipo di integrazione fa parte dell'integrazione che Prisma Cloud come piattaforma ha con gli strumenti SOAR, nello specifico nativa chiaramente c'è con XSOAR, che è lo strumento di Palo Alto Networks, dove abbiamo già dei flussi di remediation, di orchestrazione già previsti e che quindi rispondono in maniera già predefinita rispetto a determinati alert che arrivano dalla piattaforma. Ovviamente tutto può essere customizzato, se ne possono creare di nuovi. Laddove non ci sia un'integrazione nativa, possiamo utilizzare dei webhook, per esempio, per notificare la terza parte, la piattaforma in terza parte, rispetto agli eventi generati da Prisma Cloud con un payload, diciamo, JSON, che può essere poi customizzato per rispondere alla mappatura tra
chiave valore che lo strumento target si aspetta. Quindi siete aperti a integrazioni, diciamo, in maniera abbastanza standard. Quindi, insomma, questo è sicuramente un bel plus. E l'altra domanda che mi leggo qui, che è abbastanza lunga, quindi provo a sintetizzartela, chiedono se ci sono degli strumenti di reportistica principalmente all'interno della piattaforma che possono essere utilizzati anche per fare una sorta di compliance, quindi magari poter vedere è stata definita questa mappatura, quindi identity based, appunto come ci hai appena raccontato, e verificare se questa evolve nel tempo, se ci sono dei disallineamenti da questo punto di vista, oppure semplicemente avere dei report che si possono schedulare per poter avere lo stato delle cose nel momento in cui viene eseguito. Ok, sulla parte di compliance, allora, nello specifico non c'è uno strumento di reportistica o di mappatura esplicita di uno standard di compliance nel modulo di microsegmentazione, quindi ci stiamo lavorando, ma non c'è oggi il concetto di dire applicami la PCI DSS in quel namespace, per esempio, però è una cosa su cui stiamo lavorando. C'è un concetto un po' più ampio, se vogliamo, in Prisma Cloud, legato sia alla workload protection, cioè come sono configurati i container, le macchine virtuali, tutti gli oggetti, le funzioni, serverless anche, e su tutta la postura del public cloud. Quindi è vero che io ho per esempio un cluster EKS in Amazon, però non ho solo il cluster, intorno ho dei security group, il cluster potrebbe usare servizi nativi come ad esempio i bucket S3, perché magari li utilizzo per archiviare parte dei dati che genero con le mie applicazioni, o i log, ho i VPC, ho tutta una serie di costrutti, magari uso un database, logica platform, in quell'ambito lì di postura, visibilità a 360 gradi, mappiamo più di 40 standard di compliance, GDPR, PCI DSS, NIST, su cui fondamentalmente è poggiata la piattaforma come origine, perché il fondatore di Twistrock, che poi è diventata la Cloud Workload Protection di Prisma Cloud, John Morello di fatto ha scritto il NIST 800, quindi quella specifica, per cui la parte di workload protection ha come fondamento proprio quello standard. Quindi mappiamo più di 40 standard e diamo completa visibilità di dove ci sono delle anomalie, dove ci sono delle non compliance rispetto appunto allo specifico standard, okay? Quindi sì, a livello ampio e inclusivo di Prisma Cloud, non ancora nello specifico proprio della microsegmentazione, come dicevo, nel dire appunto creami in automatico delle regole. Abbiamo la creazione out of the box delle regole su use case molto specifici, ed è il primo passo per poi arrivare a dire creami automaticamente le regole che mappino uno standard di compliance. Ok, direi perfetto. Poi se ci sono altre domande magari le possiamo fare un recap magari con la comunicazione. Assolutamente. Offline. Mi sono andati oltre 2 minuti, sono andati un attimino lunghi prima. Ci abbiamo provato. Abbiamo fatto del nostro meglio. Va bene, quindi io ringrazierei tutti, ringrazierei chi ha partecipato, ringrazierei gli speaker. Francesco si è già dovuto scollegare perché aveva un appuntamento, quindi approfitto per ringraziare anche te, Ivan, e i colleghi che hanno aiutato nell'organizzare questo meetup. E speriamo di rivederci presto, la nostra intenzione è di organizzarne altri con una cadenza abbastanza periodica, in modo da mantenere vivo l'interesse, perché abbiamo visto proprio la tematica essere molto di interesse, e quindi ci piacerebbe continuare quest'opera anche di, se vogliamo, divulgazione, raccontare un pochino, sia da un punto di vista di mercato, sia da un punto di vista anche di tecnologia, cosa bolle in pentola, perché la tematica è piuttosto calda. Quindi io approfitto, ringrazio di nuovo tutti, e come vi dicevo vi arriverà il link alla registrazione, quindi chi vuole rivederlo avrà la possibilità di farlo, e niente, vi auguro a tutti una buona giornata e alla prossima. Grazie mille, arrivederci presto. Ciao a tutti. Buona giornata.